Iniziamo a parlare di biologia molecolare. Questo schema rappresenta quello che è definito come il dogma centrale della biologia e fondamentalmente descrive come le informazioni contenute nel DNA vengono poi utilizzate per produrre le proteine, che sono effettivamente le molecole che eseguono tutte le funzioni specifiche di una cellula. Le informazioni per produrre le proteine sono scritte all'interno dei geni nel DNA. Il DNA normalmente viene replicato. Questo è il processo che avevamo già incontrato in precedenza durante la fase S del ciclo cellulare, è mantenuto praticamente costante. Le informazioni vengono mantenute uguali attraverso la tecnica, il processo di replicazione semiconservativa del DNA. Però il DNA è contenuto all'interno del nucleo della cellula, come possiamo osservare qui. Il DNA non lascia mai il nucleo di una cellula eucariotica. Invece, la produzione di proteine avviene nel citoplasma. Di conseguenza, l'informazione deve passare dal nucleo al citoplasma. E questo avviene attraverso un altro processo che coinvolge gli acidi nucleici, che è il processo della trascrizione. Quindi, il DNA viene trascritto in RNA. Le differenze quali sono? Fondamentale fatto che viene trascritto solamente una parte del DNA che contiene per esempio un gene che possa essere. A questo punto l'RNA lascia, si dirige nel citoplasma in corrispondenza dei ribosomi e guida la produzione di un polipeptide, di una proteina, entrambe le immagini rappresentano la traduzione, cioè la sintesi proteica. Come potete notare, questi processi sono direzionali. Le informazioni si muovono dal DNA verso l'RNA e dall'RNA verso le proteine, mentre non esiste mai un percorso all'inverso, cioè le informazioni non possono mai dalle proteine spostarsi all'RNA e da questo al DNA. Ricordiamoci l'esempio del figlio di un culturista. Questa immagine invece vuole paragonare i due processi che riguardano il DNA, la replicazione del DNA e la trascrizione del DNA. Che cosa possiamo vedere? Questo schema è abbastanza semplificato, fa vedere come il filamento vecchio viene diviso. I due filamenti che costituiscono il filamento vecchio di DNA si separano e vengono copiati, quindi si ha una replicazione semiconservativa del DNA. Ovviamente le informazioni vengono copiate esattamente uguali. Quando si replica il DNA, viene replicato interamente tutto il DNA della cellula, mentre nel momento in cui si va a trascrivere l'RNA, viene trascritto solamente una piccola parte del DNA, appunto una sequenza codificante, un gene. Altre differenze sono legate al fatto che l'enzima che guida la trascrizione del DNA è l'enzima RNA polimerasi perché produce una molecola di RNA, mentre l'enzima che guida la duplicazione del DNA è una DNA polimerasi perché sta appunto producendo due nuove molecole di DNA. Questa è una rappresentazione altrettanto simile al precedente della trascrizione. Come si può vedere, questo non l'avevamo detto a lezione, il promotore è una parte che sta prima del gene che praticamente guida la trascrizione. La trascrizione inizia dopo la regione del promotore, perché questo, diciamo, è il gene che deve essere copiato. Delle due eliche, solamente una delle due funge da stampo. L'altra è una specie di copia di backup, ma in realtà soltanto una delle due eliche guida la trascrizione del DNA. Dalla trascrizione del DNA vengono prodotte differenti tipi di molecole di RNA. Per esempio, viene prodotto l'mRNA, l'RNA messaggero, che è effettivamente la sequenza che porta le informazioni relative alla produzione di una proteina. L'RNA
trascritto viene poi modificato e trasformato in un mRNA con l'aggiunta di un cap all'inizio, di un cappuccio all'inizio e di una coda di poli A alla fine, che praticamente proteggono la sequenza codificante che è all'interno di questa sequenza molto più ampia. Altro tipo di RNA è l'rRNA, cioè l'RNA ribosomiale. I ribosomi sono delle strutture effettivamente a forma di sfera, però suddivise in due subunità, una subunità maggiore e una subunità minore, e sono costituiti da un lungo filamento di RNA, di rRNA, che va appunto ad assumere questa forma caratteristica se non necessari per la traduzione dell'mRNA. Terzo tipo di RNA che è fondamentale per la traduzione dell'RNA è il tRNA, cioè l'RNA di trasporto. L'RNA di trasporto è sempre un trascritto che però poi subisce un particolare attorcigliamento, avvolgimento. Queste zone formano una struttura doppia elica, quindi poi questa è in realtà la struttura finale del tRNA, la struttura tridimensionale del tRNA. Quest'ansa che sporge, in particolare queste tre basi che sporgono in questa esatta posizione, costituiscono l'anticodone e in base all'anticodone è portato un ben preciso amminoacido legato in questa posizione. Quindi in questa posizione c'è legato un amminoacido e il tipo di amminoacido corrisponde esattamente all'anticodone presente in quest'ansa. Come funziona la traduzione a questo punto? Dobbiamo sapere che esiste un codice genetico, cioè le informazioni nell'RNA sono lette utilizzando delle triplette. Il codice genetico funziona a triplette, per cui blocchi di tre nucleotidi sull'RNA vengono associati ad un ben preciso amminoacido ed è proprio la corrispondenza fra tripletta e anticodone che determina il posizionamento corretto di ogni singolo amminoacido. Come si può notare, gli amminoacidi sono 20, mentre le possibili triplette sono 64. Allora, come si nota? 3 triplette sono triplette di stop. In questo caso notavo adesso le triplette sono presentate come codificate sul DNA. Poi noi dobbiamo ricordarci che nell'RNA in realtà non esiste la timina, ma quindi sull'mRNA questa tripletta sarà la tripletta ACU. Sul DNA invece la codifica sarebbe stata di ACT. Allora ritorniamo. Le triplette hanno un significato, in particolare tre triplette UAA, UAG, UGA sono triplette di stop, cioè determinano la fine della traduzione della proteina. Invece la tripletta AUG è quella che codifica per il primo amminoacido, la metionina. Tutte le nostre proteine iniziano con una metionina. Che cosa notiamo? Possiamo notare che il codice genetico è ridondante, cioè appunto, per esempio, per l'amminoacido prolina sono possibili quattro differenti triplette. Tutte e quattro queste triplette codificano per l'amminoacido prolina. Che cosa cambia? Cambia la terza lettera. Normalmente le triplette che codificano per lo stesso amminoacido hanno in comune le prime due lettere e cambia fondamentalmente solo la terza posizione. Potete notare, vale praticamente per tutti. In questo caso, come si può notare, la serina è codificata da queste due triplette, le altre due triplette sono, codificano per l'arginina. La cosa interessante qual è? È che serina e arginina sono due amminoacidi molto simili tra loro. Invece la serina sarebbe un amminoacido completamente differente rispetto alla leucina per le caratteristiche. Quindi anche quando le triplette di questo gruppo di 4 codificano per diversi amminoacidi, comunque questi due amminoacidi sono molto molto simili tra loro.
Altra cosa fondamentale è che il codice genetico è universale. È condiviso da tutti gli organismi viventi, a partire dai batteri fino all'essere umano. Tutti quanti gli organismi viventi codificano allo stesso modo le proteine. Questa è normalmente presentata come prova a sostegno dell'evoluzione degli organismi viventi a partire da una singola cellula che per prima aveva sviluppato questo meccanismo di codifica. Andiamo a questo punto a vedere più in dettaglio come avviene la traduzione. La traduzione avviene all'interno dei ribosomi. Esiste una fase di inizio, di allungamento e di fine. Nella fase di inizio cosa accade? Accade che il ribosoma si smonta, è staccato. L'mRNA si appaia alla subunità minore del ribosoma nella zona iniziale. A questo punto, quello che succede è che la subunità maggiore del ribosoma, che contiene già all'interno il tRNA di inizio che codifica appunto per la metionina, si chiude sopra la subunità minore, allineando correttamente l'mRNA in modo che le prime tre basi che vengono lette sono appunto la sequenza AUG che codifica per la metionina. Una volta che si è chiuso il ribosoma, cosa succede? Il primo tRNA è posizionato nel sito P, invece rimane libero il sito A. E il sito A contiene esattamente, ha esattamente lo spazio per i tre nucleotidi successivi al primo. Come possiamo vedere nella fase di allungamento, il secondo tRNA, che è complementare alla seconda, alla successiva tripletta, porta un amminoacido nuovo. A questo punto i due amminoacidi si trovano vicini, si forma il legame peptidico fra i due amminoacidi. Questo fa sì che il primo tRNA si stacchi e vada a ricaricarsi e l'intero sistema trasli in avanti di un passo. Cioè il ribosoma che si sposta di tre nucleotidi in avanti in modo da liberare nuovamente il sito A. Il sito A rimane di nuovo libero, quindi c'è spazio per l'ingresso di un nuovo tRNA complementare ai tre nucleotidi successivi. E quindi questo continua, viene portato un terzo amminoacido che viene legato ai primi due, si stacca il tRNA, il secondo tRNA, e quindi il ribosoma fa un altro passo in avanti di altri tre nucleotidi. Nella fase di terminazione, cosa succede? Succede che nel sito A si viene a trovare uno dei tre codoni di stop. Questo fa sì che non ci sia nessun tRNA complementare. Quindi dopo un po' di tempo un fattore di rilascio entra nel sito A e fondamentalmente fa terminare la traduzione e smontare l'intero sistema. La proteina viene tagliata e liberata e andrà a svolgere la propria funzione. Il tRNA libero andrà a ricaricarsi con un altro amminoacido, il ribosoma intero si smonta e andrà fondamentalmente a riposizionarsi all'inizio di un nuovo mRNA da tradurre.